insomma, per contribuire a creare, a ricordare un patrimonio di memoria comune. Sì, infatti il nostro obiettivo, oltre quello di far vedere quello che già teniamo nei nostri archivi, che in maniera sinergica abbiamo già messo a disposizione, è proprio quello di raccogliere la memoria individuale. È un censimento, noi scansiremo le cose, le fotograferemo, non è che ne vogliamo acquisire, questo voglio tranquillizzare i cittadini, però avere memoria di questo è importante. Al nord hanno la memoria dei luoghi, noi abbiamo la memoria delle persone che sono partite, abbiamo la memoria della vita che è cambiata ed è stata stravolta. Cent'anni dall'inizio della Grande Guerra si possono raccontare in tanti modi. Noi pensiamo di farlo con una mostra dedicata dell'Archivio di Stato, ma con una giornata particolare, il 17 maggio è la chiamata alla memoria. Chiediamo a tutti i cittadini della provincia di Salerno che detengano un cimelio, un indumento, una lettera personale, una fotografia, di metterla a disposizione di questo parco della memoria che possa raccontare della vita quotidiana che nel periodo di guerra si vive. E probabilmente l'impatto emotivo che può derivarne è un monito che poche altre, di una portata straordinaria che poche altre racconti di quella guerra possono offrire. La provincia partecipa con grande entusiasmo all'avvio di tutte le manifestazioni legate alla Grande Guerra e quindi partecipiamo con il Comune e l'Archivio di Stato all'inaugurazione di questa mostra il 10 maggio alle ore 10 all'Archivio di Stato, dove si porterà la testimonianza del periodo tra il 14 e il 15 di un'Italia indecisa, un'Italia non interventista al momento, però si porta tutto il dibattito relativo all'epoca, quindi porteremo le varie testate, chi era a favore dell'intervento, chi era contrario all'intervento e quindi ci sarà questa riviste di Salerno, della provincia di Salerno, chiaramente della stampa nazionale. Questo è solo l'inizio, poi negli anni ci saranno una serie di iniziative legate ai singoli periodi storici e la cosa interessante è che poi il Comune, attraverso un sistema che si sviluppa con la partecipazione di altri comuni e di altri musei, ci sarà la raccolta dei cimeli legati alla Grande Guerra e anche questo è un momento sicuramente importante, quindi come raccolta di foto, di lettere e di documenti. Quindi venite, vi aspettiamo tutti il 10 maggio alle 10 all'Archivio di Stato di Salerno. Grazie.